Si spera abbia termine domani il calvario degli automobilisti che da lunedì combattono quotidianamente con gli imbottigliamenti lungo la statale 38. ANAS ha assicurato che il cantiere aperto ad inizio settimana sullo svincolo del Tartano, necessario per la realizzazione di una rotatoria per la nuova tangenziale di Morbegno, verrà chiuso in serata o al più tardi nella mattinata di domani. Questo quanto definito dal tavolo questa mattina in prefettura, in seguito alla protesta sollevata da Confartigianato Imprese Sondrio, che ha ritenuto inammissibile l'imposizione del senso unico alternato nei pressi del cantiere, senza che fosse stata prevista viabilità alternativa. Non si può pensare di creare un tappo proprio nel posto più sfortunato che sta in tutta la Val d'Elia. Pertanto queste cose devono essere valutate con molta attenzione prima. È un problema non soltanto di cittadini, ma un problema anche delle imprese, degli autotrasportatori, cioè non è ammissibile che in una situazione del genere non si sia minimamente pensato di creare una fitta. Beh, è una cosa veramente folle. Noi abbiamo anche sollecitato, e credo che la settimana prossima ci sarà un incontro con il responsabile ANAS della provincia di Sondrio per avere anche in qualche maniera una programmazione anche degli interventi che vengono fatti sia sulle gallerie della 38, sia per cui quelle dell'Alta Valle, sia per quelle della 36, anche soltanto per fare in modo tale che tutti siano un po' organizzati nel momento stesso che si devono muovere, soprattutto non solo per motivi di lavoro, ma anche soltanto per spostamenti. Confartigianato si è sempre fatta portavoce dei disagi dei suoi associati, in special modo per quanto concerne la viabilità, che in provincia, a parere di Gritti, è tutt'altro che sostenibile. Diciamo che siamo ancora forse un po' alla BC. Per viabilità sostenibile ovviamente bisognerebbe fare degli interventi importanti, credo. Non mettiamo in dubbio chiaramente che bisogna intervenire nelle infrastrutture stradali e ferroviarie in una area abbastanza particolare com'è la nostra, e ci rendiamo conto immediatamente nel momento stesso in cui dovesse chiudere una corsia della superstrada piuttosto che il blocco del Tartano, che cosa succede. Il traforo del Mottirolo, secondo il presidente di Confartigianato, potrebbe essere una soluzione alla problematica viabilistica. Io non metto in dubbio che poi ci possa essere una squadra che partigi per il percorso ferroviario e un altro per il percorso stradale, però dobbiamo in qualche maniera mettere, porre in evidenza che qualcosa si debba fare. Non dimentichiamoci che chiaramente anche il traforo dello Stelvio potrebbe essere un'altra opportunità. Noi siamo effettivamente un po' nella periferia, ma soprattutto anche in una valle che ha delle difficoltà proprio di movimento. Si attende nel frattempo la chiusura del cantiere sul Tartano, in cui opera la ditta valtellinese Cossi, che a breve si trasferirà a Roma. A detta del presidente Gritti, una delle poche imprese rispettose dei tempi di realizzazione delle opere. La mia aspettativa è che in primis come cittadino e soprattutto anche come abitante della provincia di Sondrio non scompaia un'azienda del genere, ma resti sempre una qualità d'azienda, ma soprattutto esista, rimanga anche, diciamo sotto un certo punto di vista, anche i dipendenti. È chiaro che il mondo porta ad aggregazioni, a fusioni, e questo chiaramente ci pone qualche dubbio su quale sarà il futuro. Il mio auspicio è che un'azienda come la Corsi possa restare, perché sta effettivamente dimostrando una grande capacità di impresa.